Va bene, È e partita la allora è partita. prego, signora Carolina, di procedere all'appello. Presidente Russo, Presente. Argiroffi, Presente. Caronia, assente, Ferrara, Presente. Gentile, assente, Melluso. Presente, buongiorno a tutti. Presente. Buongiorno Tantillo, cinque consiglieri presenti, Presidente. Avendo raggiunto il numero legale, la seduta è aperta. Di certo sappiamo che oggi, per la convocazione di oggi, che prevedeva l'audizione dell'assessore Roberto D'Agostino, come le vicende giornalistiche e politiche ci hanno raccontato, con lui non ci sarà. Ho chiesto alla nostra segretaria di inviare e sentire i tecnici relativamente sempre al problema per cui c'era la convocazione. E spero e auspico che arrivino Nicola Di Bartolomeo e la dottoressa Di Meglio. Per quanto riguarda, l'avete sentito poco fa, ho ricordato alla segreteria che era in programma l'incontro anche con l'assessore Prestigiacomo, sempre su questo argomento. Aspettiamo ora, da qui a poco, la segreteria, mentre noi stiamo lavorando, stiamo parlando, si sta attivando per sapere notizie relativamente a questo incontro con l'assessore Maria Prestigiacomo. Questo capisco tutte le difficoltà che ci sono, però dobbiamo procedere su questo argomento perché la situazione è drammatica. L'averla sollevata eccessivamente in tante occasioni, ma ultima con una nota del ragioniere generale, è, diciamo, indispensabile avere chiarezza immediata su questa cosa. Aspettiamo che arrivino gli uffici. Intanto vogliamo chiamare telefonicamente sia la dottoressa Di Meglio Lo fa adesso la Camila Rimedio. e sia il dottor Nicola Di Bartolomeo, Di l'architetto cosa nasce? Di Bartolomeo. Aiuto, o io faccio una cosa o un'altra? Una cosa loro, facciamo una cosa loro. Giulio, scelta per me infelice alle ore 11 di domani, perché è antipatico l'orario. Ma non sarà alle 11, il consiglio alle 11 lo sospendo e lo riprendiamo verso le 13. Ma quantomeno facciamo per il secondo appello, non lo so. O posso Dopo chiamare tutti i l'appello. capigruppo e dire di farlo saltare e andiamo al secondo appello. Però Mimmo, lo stesso, alle 11 apro, lo sospendo e lo riapro alle 13. Che Perché è dici? antipatico, stare lì, poi sai, gli argomenti non mancano mai in Consiglio Comunale. Uguale, Mimmo, le commissioni possono continuare, o salta e se ne va a mezzogiorno e lo sospendere ugualmente, do mezzogiorno, 12 e mezza sicuramente, una cosa del genere, quindi no, beh, insomma non è difficile questo. Per domani, tu per 2 ore puoi, come commissione puoi lavorare tranquillamente, dalle 10 a mezzogiorno, poi dalle 10, 10, mezzogiorno, sicuro puoi lavorare. Va bene. Mentre Il non sindaco, so ecco, il se sindaco. Come? Abbiamo domani. Gli inviti di oggi sono mi sono persa forse un passaggio. Non li dico in aula, dico in commissione, ovviamente. No, quello di ieri l'abbiamo spostato. Non mi fare confondere, ieri era domenica. Giorno 21, avevamo un programma noi giorno 21. La segreteria mi può aiutare?
Noi abbiamo il 22 l'università, che visto che venerdì era prevista una seduta di capigruppo alle 8:30 e poi il consiglio comunale, avevamo chiesto, non so se lo abbiamo condiviso, all'università la possibilità di rinviare. Loro ci hanno dato la data di mercoledì e se non sbaglio la segreteria ha già inoltrato la convocazione per mercoledì all'università. Per l'università sì, concordo con quello che tu stai dicendo. Concordo con quello che tu stai dicendo. Ora, dovremmo capire domani se abbiamo già programmato. Allora, immagino che per domani non c'è nulla. Avevamo ancora in sospeso l'invito per quella questione legata a Agenda Urbana, che in realtà è abbastanza urgente perché la scadenza è il 31 luglio, quindi se andiamo oltre non è più utile. Perché credo che parlare dei cimiteri dopo che verrà in aula il sindaco domani, anticiperò No, a attenzione, parlare. l'argomento nostro è il forno. Ok. Volevo precisare, attenzione, Però sono. domani la Prestigioco mi aveva detto, se non sbaglio, pure che non poteva esserci. Ora stiamo ricontattando perché poteva essere oggi. Ora vediamo se ci dà conferma per domani, eventualmente. Ma la dottoressa Rimedio dice che è impegnata in ferie oggi e che deve andare, sta preparando una relazione per il sindaco per quanto riguarda i lavori che sono stati richiesti. Nicola Di Bartolomeo non risponde al cellulare. E quindi siamo stati bloccati da queste dimissioni di Roberto D'Agostino. Datemi 5 minuti per contattare Maria Prestigiacomo e vi aggiorno subito. Io non sono presente, per ora mi dice non posso prendere. Sì,
bene, prova con il centralino. Anna, prova con il centralino. E io qua glielo comunico ora ai colleghi. Allora, colleghi, siamo a mare. Ma io ho sentito, forse non lo voglio risentire. Vorresti risentire? No, Già, se non lo voglio risentire. no, te lo voglio risentire nel senso che Maria Prestigiacomo ha poi i suoi problemi, quindi ha difficoltà. Sto cercando di rintracciare Nicola Di Bartolomeo che non Non ho c'è. capito, quindi non viene l'assessore, non può venire o non vuole venire? L'assessore dice che in questo momento sono incaricata con emergenze questo e l'altro, che però in questo momento non può venire. Ora la risentirò io personalmente. Ho sentito che non ha niente da dire al riguardo, allora ho sentito male. No, no, che non ha nulla da dire perché sono tecnici che devono Ma non ci si può lavare le mani sempre di tutto, non va bene così. E non è, non va bene, non può dire l'assessore che non sa nulla. Questo mi dispiace, non è possibile che dica questa cosa. Comunico comunque che è mia intenzione oggi stesso fare partire una richiesta di incontro con chi in questo momento ha la delega, va bene, e cioè il signor sindaco, e chiedo che di la sua convocazione o di persona che lui riterrà opportuno delegare per questa occasione, perché secondo me non ce ne usciamo così facilmente, secondo me non ce ne usciamo tanto facilmente, quindi niente, non mi sento. E Di Bartolomeo mi confermano irraggiungibile, non è al momento raggiungibile, ma tu sarà un momento, poi proviamo con il centralino, può darsi che c'ha un telefono, può essere. Comunque, Anna, la nota fai partire con la richiesta di convocazione del sindaco persona che lui riterrà opportuno delegare per essere notiziato su quando. La nota l'hai girata a Giulio Cantillo? La nota che ci hai letto l'altro giorno? L'hai girata in segreteria in maniera che diciamo, facciamo riferimento alla nota del ragioniere generale questa convocazione. Di quale convocazione? Ma non capisco. Allora, io ho intenzione di convocare il sindaco, punto uno. Perché non essendoci disponibile l'assessore Roberto D'Agostino, Maria Prestigiacomo che dice che non è a conoscenza questa cosa e che dobbiamo parlare con i tecnici, ho necessità di sapere, dopo aver appreso che il consigliere Tantillo ha letto una nota del ragioniere Basile, vabbè, la settimana scorsa. È nata la necessità di questo incontro. Non presentandosi nessuno, devo obbligatoriamente chiamare il sindaco che mi deve dire se chi mi deve dare risposta, o lui o chi persona che lui incaricherà di delegare, perché Maria Prestigiacomo dice di non sapere nulla, che è impegnata comunque in ogni caso. D'Agostino non c'è. Di Bartolomeo non mi risponde. La Rimedio è a disposizione del sindaco. Qualcuno mi deve rispondere. Chi meglio del sindaco mi può dare delucidazione secondo te? No, e insomma,
Io dico che dovrebbe, secondo me dovrebbe rispondere, più che il sindaco, dovrebbero rispondere più gli uffici. Ma gli uffici mi dici che se non c'è, non si invitata, non si è presentata la dottoressa Di Meglio. Invitato, non si è presentato Nicola Di Bartolomeo. Dimmi tu come uscire da questa situazione. Comunque, No, scusami, io non sono d'accordo con te. La parte politica non può assolutamente dire che non è in grado di rispondere il sindaco a lavarsi nelle mani così. Non è un problema tecnico, è prima di tutto un problema politico questo. E io mi meraviglio di te che dici che è un problema tecnico, è innanzitutto un problema politico. Evidentemente, innanzitutto un problema politico. Il sindaco deve venire. Non esiste che un assessore dica io di questo non so parlare. Ma Mimmo, stai parlando? Ci sono 500 persone che aspettano. io ti prego gentilmente, io ti prego di continuare su queste vicende. Io non voglio essere attaccato su queste vicende, quindi io non so nulla. Io faccio un consigliere come gli altri, non so nulla. Fate quello che volete: convocate il sindaco, convocate il presidente della Repubblica, convocate chi volete, ma io non so nulla. Va bene? Ok, va bene. Allora, però in commissione noi vogliamo la parte politica. Se decidono loro chi venire, noi la mandiamo al sindaco la richiesta. Lui delegherà chi vuole, ma deve venire la parte politica. Giulio, io non dico, e tu sai come la penso io, che il sindaco deve venire. Io gli dico, lei, la signoria vostra è convocata per delucidare a seguito di fatti, ti dicevo, se la nota, questa nota di Basile, ne abbiamo noi qua, ce l'ha mandata. La nota te l'ho girata, quindi fate quello che volete, convocato, cioè, convocato. Sì, L'hai girata in segreteria? Allora, me l'ho dato, me l'ho girata a tutti. Ah, pure a te l'ho girata, a me. perfetto. No, volevo sapere se andavano in segreteria, se no io dovevo girare Io ve l'ho io. girata. Allora, io la faccio differente. Tu sai, mi conosci benissimo, sai che cosa penso io, che un sindaco può essere impegnato in 10.000 cose, però il sindaco che deve darmi l'indicazione, Sì, chi se non deve rispondere. ci fossero strumentalizzazioni o prese di posizione, può darsi che la risposta sarà rama, può No, darsi. no, no, ma È assolutamente, meglio ma che te la dà il sindaco con permettimi la che io dico che in virtù di quanto scritto dal ragioniere generale, si sente doveroso incontrare il sindaco di Palermo per avere delucidazione su questo, stante il fatto che il dottore D'Agostino ha presentato le sue dimissioni. E che l'assessore Maria Bressigiacomo ci ha dato una sua indisponibilità a partecipare. È giusto che io lo scrivo, no? Presidente, io lo posso dire che io, no, chiaramente su questa vicenda a me sembra una sciocchezza che le convocate il sindaco su questa vicenda e ritengo che perdiamo solo tempo invece di produrre come commissione. Però, No, 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 no. Io non sono d'accordo assolutamente. siccome io sono uno, convochiamolo e Il vediamo. sindaco è Non mi hai seguito. assessore. Se Ti lui ha prego, cose non più mi hai importanti da seguito. fare, delega a qualcun altro. Lui è l'assessore in questo momento e noi abbiamo bisogno della parte politica. Ma che discorso è impegnato? Non lo fa se è impegnato. Lui ha detto ai suoi assessori: se non siete in grado, lasciate. E lui è assessore, quindi se vuole lascia. Se no viene e fa quello che deve fare. Vale anche per lui, non solo per gli altri. Se non siete all'altezza, ve ne andate. Grazie. Se Giulio, Sì, per me va benissimo, convocate chi volete, a me non no, ma interessa. non è quello, ma A me io che mi volevo interessa. sapere, Non è che è un scusate, problema mio. io ho Problema spiegato, mio. Io voglio perdere tempo, quindi convocate chi volete. ma scusami Giulio, non mi stai seguendo. Io invito il sindaco a darmi indicazione su chi. Se lui non, io convoco lui e gli dico pure che siccome ci ho avuto questa indisponibilità anche dagli uffici, è Ma successo e siccome io la risposta sulla sto nota ce l'ho, continuando a io chiamare la di risposta ce l'ho, e Bartolomeo siccome invece di partire così lancia in resta mi dà fastidio, io la risposta ce l'ho, ma me la tengo per me, va bene? Convochiamo che, e vi accorgerete
che la risposta è più semplice di quanto non si potesse mangiare, perché ho fatto di più chiaramente oltre a fare questo, ho cercato di informarmi di che cosa si trattasse, ma siccome vedo che ad ogni momento ognuno vuole, c'è qualcuno che vuole prevaricare gli altri, fate quello che volete. Io però Giulio, secondo me stai parlando di me. Solo tempo. No, io non sto prevaricando nessuno. Non per perdere tempo. Questo io non sto prevaricando nessuno e non sto perdendo tempo. Sto facendo un ragionamento. Questo. Mi hai attaccato immediatamente. Sono... No. Io sto facendo un ragionamento da uno che non capisce niente di politica, ok? A me sembra. Quindi pensi se allora... vicepresidente, conduciti la commissione. Perfetto, Giulio, io non volevo assolutamente attaccare te, allora ti chiedo scusa perché forse mi sono espressa male. Io non capisco per quale motivo il sindaco e la parte politica debbano lavarsi le mani di una situazione così grave. Non era un attacco a te, se così ti è venuto, ti è sembrato, ti chiedo scusa perché non era assolutamente mia intenzione. Non è questo il senso. Io ritengo che la situazione sia gravissima. E non è possibile che la parte politica dica che non vuole venire, che non può venire, che è impegnata. Quali emergenze più grosse di queste ci sono? Ce ne sono altre alla pari, ma non più grosse. Questa è una situazione gravissima e non è un problema tecnico, è un problema politico. Il questo fatto che venga un problema politico, il fatto della vicenda della nota è diventato un problema tecnico. Dice che nel problema del, che si è, che nel progetto che hanno presentato loro, rispetto al progetto di quella ditta che parla, c'è una differenza. Io, siccome è un problema tecnico, non è più un problema politico, qual è la differenza che loro ritengono che sia? Che il progetto del comune prevede un tempio, mentre il progetto della ditta prevede un forno crematorio. La differenza un tempio, tecnica, hai detto un tempio? Un tempio, sì, un tempio. Cioè il luogo un tempio. Dove... Quindi la differenza dal punto di vista è progettuale e io lì non lo capisco. Io non sono un esperto poi per capire che cosa è un tempio e che cosa è un semplice forno crematorio. Questa è stata quello che mi ha detto. Mi sembra di capire, ora ho le idee più chiare perché mi comincio a ricordare di questo progetto. È prevista oltre che il forno in se stesso, una struttura nella parte sottostante, l'attuale forno crematorio che va chiusa, e ci sono dei locali forse dove ci sarà la possibilità di poter ospitare i parenti per la funzione, prima della funzione, non lo so, una qualcosa. C'è una struttura, mi ricordo che ora mi è chiara questa cosa, però sarebbe stato opportuno, Giulio, che anziché restare su queste posizioni a tipo cose ammucciate, e che poi non c'è niente da ammucciato, perché ora mi sto ricordando pure io che il progetto era molto più complesso rispetto alla costruzione del forno crematorio, ma mi è scattato ora al momento in cui mi è scattato la scintilla del ricordo. Però la domanda rimane uguale, al di là della... allora perché si sceglie una soluzione progettuale, tecnica, che costa il doppio? Infatti, il problema è tutto là, il Consiglio Comunale non votò un tempio, il Consiglio Comunale votò un forno crematorio. Ma è un tempio greco. È qui il problema, perché loro hanno fatto il tempio, hanno portato avanti un progetto per tempio e non, come gli disse il Consiglio Comunale, un forno crematorio? Sì, però Giulio, il tema lo dico io, quando ci fu questa cosa, noi andammo come commissione, Fabrizio dovrebbe ricordare, andammo come commissione al cimitero, prima ancora che si discutesse di questo progetto, e se non vado errato, era previsto qualcosa nel progetto già da quella giornata. Ci dissero i tecnici che si doveva fare in quel modo per fare una stanza, un'altra stanza, un'altra cosa. Cioè, se quel progetto è sicte semplice, il forno, giustamente i costi sono completamente diversi. Però, Giulio, questo non significa che si stiano comportando bene. Anziché a fare l'indiano, qualcuno si assuma la responsabilità, anche l'assessore Maria Prestigiacomo, un desiderio, poteva benissimo chiamare i tecnici e dire: signore, io non conosco bene questa cosa,
aiutatemi a spiegare alla Commissione che cosa possiamo dire in risposta a quello che c'è scritto, che ci ha scritto il Ragioniere Generale. Niente di male, cioè questa è una questione di organizzazione. Giulia magari è più radicale, io un po' meno, ma credo che tutte e tre, e anche gli altri, secondo me, condividano tutto questo ragionamento. Però non facciamo che magari litighiamo fra di noi, in modo di dire, litighiamo, cioè ci stiamo confrontando, e poi abbiamo ragione tutti. Abbiamo ragione tutti, e qualcuno che ci doveva dare la risposta in maniera semplice. Ecco, Maria Prestigiacomo che dice: io questo ti mando questi tecnici, giusto? Perché sto progetto qualcuno lo sta curando. Questo è quello che mi dà fastidio, caro Giulio. Ma io d'accordo con te, sono d'accordo con te, dico loro chi l'ho curato nelle varie fasi, ma chi l'ho deciso? E lì io non riesco a capire, certo una differenza è enorme, che tanto va, ecco perché, ora mi spiego perché tutto questo di questi anni, ora me lo spiego, perché loro hanno presentato un progetto diverso. Ecco, esce fuori, esattamente nella questione temporale, Giulio, esce fuori poi la questione politica, cioè visto che si tratta di un'urgenza, perché la città ha da sempre, che si faccia una scelta diversa da quella che è stata indicata dal Consiglio Comunale. Perché io immagino chi può essere stato a fare queste modifiche nelle cose, perché non è possibile. Io mi ricordo, ma allora era chiaro che ti davano una spiegazione tecnica per cui c'erano delle differenze che giustificavano in qualche modo il prezzo, ma lo stesso non ha senso. Io non lo ricordo. La stessa cosa vale anche per assomiglia molto alle vicissitudini del tram. Ci sembrano capricci o comunque delle scelte che non sono giustificate o giustificabili rispetto alle esigenze della città. Non lo sono. Era molto più importante rispettare i tempi e forse anche risparmiare. Ma se vi posso dire quello che penso io credo che la più grande frustrazione debba provenirci dal fatto di non riuscire a chiarire in fretta, in questo caso con gli uffici, alcune vicende di tipo tecnico che correttamente sono state poste. Cioè a dire, noi non abbiamo convocato il sindaco per parlare in generale della vicenda cimiteriale, dell'emergenza in corso. Lo abbiamo convocato specificamente. No, anche. Però Fugello domani viene in aula, per cui sarebbe pure incongruo il giorno prima. Va a venire oggi, ok, però l'abbiamo convocato, non diciamo che non l'abbiamo convocato. Cioè non lui, l'assessore, è chiaro, scusa. Una vicenda specifica, cioè sulla vicenda del forno crematorio, a seguito della lettera di un privato, tra l'altro arrivata mesi fa, una vicenda su cui probabilmente, ipotizzo, che la parte tecnica possa rassicurare rispetto al percorso. La frustrazione che io comprendo deriva dal fatto che è complicatissimo parlare con chiunque ormai per noi, e quindi anche questo tipo di chiarimenti di natura tecnica su come si sono evolute le cose. Io ti chiedo, per esempio, Giulio, siccome tu la storia la ricordi bene, io spesso non la conosco nemmeno, ma rispetto, al di là dell'identificazione fra tempio e forno crematorio, ma rispetto all'entità dello stanziamento, questo dovrebbe essere stato determinato invece. Sì, hai ragione, però c'è un passaggio che onestamente non ho, ricordo così una cosa, me la ricordo, però non vorrei parlare perché siamo pure in diretta, non vorrei che le mie parole fossero poi usate per altre cose, perché quindi io onestamente quello che tu dici ce l'ho un ricordo, io ricordo, ma è il mio ricordo personale. Io ricordo che il Consiglio Comunale in quella volta fu chiamato a poter deliberare su un forno crematorio. Non ricordo il tempio, per nessun motivo io ricordo un tempio e credo avere una buona memoria. Però io ricordo, come diceva la collega Tram, che ricorda cose quando fu portata questa cosa, io ricordo che successivamente fu portata una cosa in Consiglio Comunale che ora a memoria, spiegandomi, io dico perché mi fu portata questa cosa in Consiglio Comunale se noi l'avevamo in effetti già deliberata? Che cosa c'era in quella cosa? Ora non vorrei che quando fu portato in Consiglio Comunale una seconda volta c'era il tempio.
Io questo non me lo ricordo, onestamente non lo ricordo, quindi i passaggi come sono stati, io non li ricordo più, io ricordo del forno crematorio, di questo sono sicuro. Però poi, quello che è avvenuto poi, io non lo ricordo, ricordo che ci fu un altro passaggio in Consiglio Comunale, lo ricordo. E mi era sembrato anche il fatto che lo portassero, non capivo il perché. Ma fu una cosa veloce, io mi ricordo, fu una cosa molto veloce per poterla portare avanti. Ricordo una cosa del genere, sì, votiamo, no, è il forno. Non mi ricordo se fu inserito all'interno di un piano, non me lo ricordo. Quindi sarebbe, pensa, pensa cosa ne può sapere il sindaco, non manco un ricordo io, non la cosa c'è. Io credo che sia opportuno su questa cosa chiarire proprio dal punto di vista dei tecnici, ci dovrebbe venire a chiarire tutti i passaggi, perché in questo momento io non me li ricordo. Cioè, non me le ricordo, io credo come non me le ricordo io, non si ricorda Memmo Russo, non si ricorda nessuno di voi, tutti i passaggi come sono avvenuti, anche perché io manco sapevo questa differenza riguardasse, a me l'ha detta, ve lo dico subito, a me questa cosa l'ha detta proprio D'Agostino, perché quando ho letto la nota ho chiamato D'Agostino, ho detto, certo, per scrivere un ragione generale c'è questa cosa, ma guarda, sì, dice, la differenza è in questa, te lo dico io, mentre loro ci fanno un forno crematorio, e i forni crematori, quindi con i costi, noi invece dobbiamo costruire un tempio, un tempio. Qui da venisse costruisce un tempio. Allora si dice, noi dobbiamo costruire un tempio, dice, ah, vabbè, e quindi mi fermo lì, no, altro non so. Io guardo, si vede che il Consiglio Comunale, quando votò questa cosa, votò il tempio, perché chiaramente gli uffici non potevano che lo fanno di testa propria, è evidente questo. No, si vede che il Consiglio Comunale modificò e disse di costruire un tempio. Questo è, quindi, non, oltre questo, però è corretto, queste sono le ipotesi che faccio io, mica io ho certezze. Quindi sarebbe opportuno che gli uffici venissero e chiarissero questa vicenda. Tutto qui. A cominciare pure dai lavori, visto che si tratta di costruzione di un tempio, penso che la Prestigiacomo dovrebbe pure saperlo, caro Presidente Memmo Russo, o gli uffici del... Anche perché... Credo che si Ho ripreso a chiamare con Maria Prestigiacomo, anche perché in questo da qui a momento poco avremo i nomi dei tecnici che mi stanno. conviene, se si tratta di costruzione di un tempio, non doveva andare nel piano generale delle opere pubbliche. Non gli Nel sapeva piano triennale dare. ci deve andare un intervento maggiore di 100.000 euro, quindi sì, a No, prescindere. ma no, se fosse stato un forno crematorio nel senso di un semplice forno accanto all'altro, poteva anche, ma No, infatti questo c'era funziona Giulio, così. non in quest'ultimo che faceva pietà, gli altri che facevano pure pietà, ma di meno c'era il forno crematorio. Può essere che c'era invece un tempio. Noi Ma abbiamo detto così, abbiamo perché detto io non forno capisco che cosa crematorio. significa un tempio, cioè una struttura, quindi manca un passaggio, perché Che abbiamo probabilmente si chiama forno detto? crematorio lo stesso, ma sarà una differenza tecnica che non, boh, ero Cioè, solo io. infatti, Mimmo, invece di essere un forno, è un... Bene cosa significa da un punto di vista tecnico, magari ha una spiegazione da un punto di vista proprio della edificazione di strutture del genere. Io non... Io non ne ho la più pallida idea perché onestamente a me questa cosa, devo dire, non l'ho mai sentita dire. Io l'ho sentito io per la prima volta l'altro giorno quando Dire, proprio sta ho cercando senza pensare a un pregiudizio. edificio occulto, ma è ovvio che il comune non ha interesse di per sé a costruire edifici dedicati al culto, però magari è una struttura necessaria per cui lo chiamano Certo, io tempio. capisco un tempio vuol dire crematorio, ci sono i parenti che aspettano, c'è un momento di cosa, questo io lo riesco a capire, non è una cosa che diciamo che è una cosa sbagliata per la modestia, si poteva fare una cosa diversa. Costruire un tempio e nel frattempo con qualche risorsa si faceva un altro forno crematorio, c'erano due cose diverse. Si poteva fare così. Forse intendi il contrario, si costruisce un forno e nel frattempo si fa il Ah, tempio. sì, questo sì, certo. Ne costruisci Scusa, un non forno era... e nel frattempo il tempio poi lo faccio. Insomma, si poteva fare così. Però Allora. io a questo punto sono curioso di sapere cos'è il suo progetto. Bravo, e io pure questo, a questo punto sono curioso. Ora, fra poco, Maria Prestigiacomo ci dirà alcuni nominativi. Io ho cercato di contattare con la nostra segreteria il Nicola Di Bartolomeo.
che ci ha fatto sapere, come in riunione, ci ha fatto sapere attraverso la sua segreteria di chiamare la dottoressa Ferreri Maria, che è lei a quanto pare la responsabile di questa cosa. E comunque io mi sono messo in contatto con Maria Prestigiato, alla quale ho detto: mi dispiace, cioè che io ti disturba, ma qua purtroppo è politica. Bisogna dare risposta a una commissione, e la commissione, siccome si è posto questo quesito di sapere che cosa si sta realizzando, in virtù del fatto che c'è una nota che il ragioniere generale ci scrive, e io mi sento messo sotto scopa dal momento in cui che il ragioniere generale mi scrive e mi dice: questo costa tot e questo costa tot, che state combinando? Giustamente io ritengo. E poi devo dire, secondo me nel piano generale questa opera del forno già c'è andata. Dove? Sì, c'è andata sicuro. Era sicuramente nel piano annuale e quindi ha seguito tutto l'iter. Quindi ora un attimo solo che ho parlato con la Ferreri, sì. Architetto Calderone e architetto Rinaldo. Già sono stati avvisati, vogliamo farlo per domani? Sì, va bene. Allora abbiamo individuato i due nomi, l'avete sentito? Calderone e Rinaldo. Calderone e Minaudo sono due architetti che hanno l'incarico, uno è il RUP, l'architetto Calderone, e l'architetto Minaudo, Gabriella. Perfetto. E allora stiamo provvedendo a invitare i due tempi. Credo che la differenza sia che il tempio tiene uno spazio dove si possono conservare le ceneri. Si sta aprendo tutto solo. Leggo, ho fatto una ricerca, sto leggendo. Credo che la differenza sia questa: ci sono degli spazi per conservare le ceneri. Ecco, quindi un cinerario si chiama, un cinerario comune per la conservazione perpetua delle ceneri. Anche perché a seguito di questo noi possiamo rispondere alla ragioniere generale, perché a me quella nota mi preoccupa, senza così, lasciandolo così, senza che noi ci chiariamo che cosa volesse dire lui. E non mi dobbiamo dare risposta, perché i tecnici mi devono dare la risposta, il ragioniere generale. Che ne pensate? Perché se l'opera è il tempio e non il forno, come lo intende il signor privato che voleva costruirlo, va bene, e noi vogliamo costruire il forno, magari recuperando anche quella parte, lo spazio, perché ricordo che c'era il recupero non di questo per farlo, c'era un ulteriore forno sopra, fatto sopra per recuperare quello vecchio, diciamo, veniva smantellato e sostituito pure. Tutto questo però, siccome passa troppo tempo, uno passa nel dimenticatoio. Ora aspetto nel frattempo che inviamo la nota di invito per domani al gruppo e all'architetto, per capire di più su questa vicenda. Forse abbiamo trovato, attraverso l'indicazione che Nicola Di Bartolomeo ci ha dato su Maria Ferreri, che abbiamo trovato forse la soluzione a tutti i nostri quesiti. Aspetta un attimo che vedo la conferma.
Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì, scusate, io devo lasciare i lavori. Ok, ciao Fabrizio. Ciao, grazie, scusate. Invece di salutare Fabrizio, sbagliate, sono uscita. Allora, stiamo cercando di risolvere l'arcano e io mi chiedo se è possibile, se non ci sono argomenti ulteriori o ulteriori richieste, di chiudere qui i lavori della commissione e in maniera che mi possa concordare possiamo l'incontro. Possiamo decidere la convocazione per agenda urbana, per la richiesta relativa a agenda urbana, prima di chiudere? Assolutamente, io quando dico non do la possibilità di chiudo. Sì. Dico delle cose, se ci sono ulteriori richieste, cosa va da inserire nella programmazione? Io volevo sapere se è stato inviato il sollecito sul PPE all'assessore Catania. Il sollecito al PPE, il sollecito al PPE intendo che doveva darci le linee guida del Consiglio Comunale, che dice che non si ricordava la data.
se parliamo di linee guide possiamo eravamo rimasti martedì scorso che inviamo il sollecito, credo che sia stato fatto, volevo solo conferma. Non lo so, ora chiedo alla segreteria. Anna, è notizia su questa richiesta della collega Giroffi? Mattei? Sì, Presidente, sono qui. Allora, la collega chiedeva se era poi stata inviata questa richiesta all'assessore Catania sulle linee guida del PPE. Sulle? Linee guida del PPE. Aveva fatto una richiesta, aveva accettato la richiesta per avere notizie sulle linee guida. Ma risale a qualche... Assessore Catania nel suo intervento ha messo a verbale che aveva già a disposizione queste linee guida, aveva messo a disposizione, noi non l'avevamo e mi pare che in quell'occasione la collega Giroffi chiese di avere di averne una copia di queste linee guida. Giusto Giulia? Esatto, sì, volevo la delibera, chiedevamo la delibera, è stata inviata, no? Chiedevamo la delibera del Consiglio Comunale, lui disse che l'avrebbe data entro un paio di giorni, era il 2 luglio, siamo al 20. Sì, noi l'abbiamo, scusatemi, l'abbiamo reiterata il 14. Ok, perfetto, grazie. Allora, ci aspettavate da me il link, ma non riesco a fare spazio per poter trasmettere. Ci sto lavorando. Ok, va bene, sì. Ok, ora entro la giornata, entro la mattina spero di riuscire ad avere abbastanza spazio. Allora, noi però per fare questa introduzione che dicevamo sull'agenda urbana, avremmo bisogno di capire se abbiamo un giorno disponibile. In effetti, non avendo la risposta sul forno, cioè non lo sappiamo. Giusto, correggimi se sbaglio, Mimmo. Aspettiamo questa risposta. Comunque io penso che per domani noi possiamo chiudere questa vicenda per avere tutti i chiarimenti, perché ora sono un poco più sereno rispetto a quanto nella settimana precedente per quanto riguarda il problema del forno crematorio. Perché penso che l'opera che il Comune intende realizzare sia molto più complessa rispetto al semplice 1 o 2 forni crematori che abbiamo sempre. È stato impossibile recapitare il messaggio, Fabio? Dicevi, Mattei? No, scusami. Stavo purtroppo avevo il microfono aperto e le parlavo ad alta voce a proposito di un messaggio ritornato indietro perché è troppo carico. Va bene, allora Fabio, la possiamo reiterare questa? Sì, Mimmo, dimmi. Va bene, Giulia, provvediamo a questo, facciamo la reitera e credo che ci aggiorniamo con la speranza che domani abbiamo le idee molto più chiare su questo benedetto forno. E allora Mattei, per favore, se vuole... Sì, possiamo già rimanere che se non si riesce ad avere l'appuntamento per il forno per domani, invitiamo domani per l'agenda urbana. Possiamo fare così? Sì. È in alternativa a giovedì. Esattamente, va bene. Sì. O domani o giovedì. Però casomai bisogna convocarli. Penso che entro la mattina si avrà la risposta, giusto? Sì, mattinata la perfetto, ok, va bene, a posto. Ti sentiamo, ti risenti, ti faccio chiamare dalla segreteria. Perfetto, a posto. Per il tutto, va bene, ok. Chi legge il verbale in maniera sintetica? Mattei? Lo leggi tu il verbale in maniera sintetica, per favore? Sì, Presidente, solo un attimo, come dicevo, solo che avevo il microfono chiuso. Un attimo solo.
partire per domani. Sì, fanno partire. Andrò in auto. Poi. Lei mi ha detto non sa so se potrà partecipare a qualche altre. Il comandante lei mi risponde, mi manda una mail dopo. Specifica che lei non sa come sempre. Se io non posso fare questa lì, no, non lo faccio male. Se no aspettiamo fra un'oretta, che lei mi dà la conferma, io ce l'ho pronta. Assolutamente sì. O facciamo questa, o chiamiamo Giulia e facciamo invertiamo. L'università? No, l'università sarebbe una martedì facciamo una cosa, domani. Allora aspettiamo un'oretta. Esatto. Un'oretta chiamiamo Giulia. Io lo so. Va bene. E allora, Presidente. Prego, Segretario, procediamo alla lettura. E allora, passo a procedere alla lettura del verbale 133 del 20 luglio. Il Presidente Russo apre la seduta in modalità telematica alle ore 10:11 in seconda convocazione, con la presenza dei consiglieri Argiroffi, Ferrara, Belluso e Tantillo. La registrazione, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile al link della commissione stessa. Argomenti da trattare: forno crematorio, comunicazione del presidente, varie ed eventuali, letture e approvazione del verbale della seduta. Il presidente comunica che nella seduta odierna, in cui si sarebbe dovuto discutere in merito appunto al tempio crematorio di cui al punto 1, si attendono gli uffici, non essendo presente l'assessore, il quale ha rassegnato le dimissioni. Invita la segreteria a contattare gli uffici nella persona della dottoressa Rimedio e del dottor Di Bartolomeo. Il presidente comunica alla commissione la grande difficoltà a comunicare sia con l'assessore Prestigiacomo che con gli uffici. Propone la convocazione del sindaco o persona da lui delegata sulla tematica, la commissione, sulla problematica dei cimiteri comunali. La commissione apre un ampio dibattito sul progetto forno crematorio, chiedendo in convocazione sia delle personalità politiche che i tecnici. Su indicazione del Consiglio Comunale doveva essere tale, cioè forno crematorio, ma successivamente il progetto è stato trasformato in tempio crematorio, cosa che ha fatto lievitare i costi fin quasi a raddoppiarli. Individuano quali responsabili del procedimento gli architetti Michelangelo Calderone e Gabriele Laminaudo e chiede alla segreteria di convocarli in audizione per domani 21 luglio. Il Presidente chiede alla segreteria di dare lettura del verbale della seduta odierna, che viene posto in votazione per appello nominale. Passo all'appello. Sì. E allora, Presidente Russo. Favorevole. Vicepresidente Argiroffi. Favorevole. Consigliere Ferrara. Consigliere Ferrara. Consigliere Ferrara è uscito, ha dato notizia circa 10 minuti fa. Non l'avevo notato, allora adesso andiamo a recuperare l'orario. Consigliere Gentile, assente. Consigliere Melluso. Favorevole. Consigliere Tantillo. Favorevole. Bene, Presidente. Il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti. Il presidente è distratto. Va bene, allora l'appello l'hai finito, l'esito? Sì, l'esito viene approvato all'unanimità dei presenti. Perfetto, allora dichiaro chiusa la seduta della commissione e ci aggiorniamo domani. Buongiorno a tutti. Esatto. Buongiorno a tutti. La registrazione. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci.